In acqua. Controllato, tutto a posto. Si dice che è successo? Niente, controllo normale. Chiedevano il permesso se possiamo entrare, e entravano. Poi ti chiedevano il documento, se noi eravamo in regola con il poliziotto, fanno entrare, mi fanno vedere, spero dei criminali. Io non ti puoi dire se erano criminali, non ti puoi dire questo. Spero insieme a tutti, no? Che sono persone che anche lavorano. Vengo con lei. Faccio vedere. Prego. Questa è la stanza dove noi abitiamo. Qui c'è una luce? Sì. Una stanza piccola, dove entrai con i bambini e il marito, che noi come extracomunitario dovrebbe dare una casa popolare, perché per esempio io sono in regola, io lavoro, mio marito lavora, non possiamo pagare questa casa che ne arriva 2.000 tanto, 2.800 per 3 mesi, come paghiamo? Il numero. Qui tutto l'intonaco sta accadendo, voi quanto pagate qua dentro? 800 euro, devo in mezzo. Ah, questa è la finestra. Ma qui piove dentro? Sì, ma entra. Apriamo per fare un po' di luce. Sì. Questa, se provi ad aprirla, si rompe praticamente. È già rotta. Sì. Qui vediamo 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 persone in una stanza. Però ci abbiamo 5 adesso, sono 5 quelle che vedete qua. Se sono regolare, due saranno io per iniziare, però sto facendo il documento. La situazione è ancora preoccupante. Via Padova è diventata una caserma, è piena di carabinieri, polizia. Questo va bene, però bisogna lavorare su due livelli, la sicurezza e progetti di integrazione. Abbiamo visto solo la sicurezza, ma questo non risolve il problema dell'immigrazione sia in via Padova che in tutta Milano. Aspetta! Di solito mi affaccio, soprattutto la sera, quando ci sono dei grossi problemi di ordine pubblico, ossia gente che si picchia, che tenta di accoltellarsi, vetri rotti, donne che vengono picchiate. Tornare alla sera ogni volta diventa rischioso. Gli italiani oramai si contano sulle dita di una mano. Qui chiunque scrive attenti al cane sulla porta, anche se in realtà non c'è nessun cane dietro. E c'è anche chi si è attrezzato con la telecamera. Quella finestra che stiamo vedendo, la luce è accesa tutta la notte e c'è un notevole via vai di persone. Da quanto mi ha riferito il custode, qui c'è una situazione di spaccio tutta la notte. Ci sono le sentinelle appostate sia in cortile che fuori dal portone. Sì, la cosiddetta sentinella. Controlla il territorio, verifica spostamenti, può dare il segnale se qualcuno si avvicina. Noi sono 2 minuti che siamo qui e da quell'appartamento che è piccolo sono già uscite quante persone? Un altro sta arrivando ora alle nostre spalle. Prima che esplodesse a livello nazionale il problema via Padova, avevamo per ben 2 volte segnalato al prefetto, il problema continua, ogni giorno ci sono nuovi blitz della polizia nelle case occupate, si continua a spacciare, continua a esserci il problema degli scontri etnici, interetnici tra latinos e islamici, ora tutto è sottotono, la via è come addormentata.